Buon pomeriggio di nuovo a tutti, siamo arrivati al terzo round di conversazione di questo pomeriggio insieme. Insieme a noi ci sono Barbara Bulgarelli e Marcella Contini, tra un po' racconteremo qualcosa in più di loro e ci racconteranno appunto il loro punto di vista sull'innovazione della conoscenza, cosa sta succedendo a livello sistemico, regionale per quanto riguarda i progetti, i processi, le esperienze di innovazione della conoscenza nella nostra regione. Abbiamo chiamato questo terzo round Learning Valley perché a giudicare dalle esperienze, dai progetti, dagli spazi che si stanno progettando all'interno del nostro territorio, l'Emilia-Romagna può essere considerata come un prototipo di Learning Valley, con la ricchezza di competenze che trasversalmente vengono mixate e messe a servizio dell'innovazione. Poi Barbara e Marcella, rispetto al loro osservatorio, ci parleranno di quella che è la loro esperienza su questo. Giusto due informazioni sulla carriera veramente diversificata e variegata sia di Barbara che di Marcella. Marcella è responsabile del Dipartimento Politiche Industriali CNA dell'Emilia Romagna, responsabile anche per il Centro per l'Innovazione CNA Innovazione. Fino al 2019 è stata direttrice dell'ECIPAR del CNA Emilia Romagna, quindi dell'ente di formazione regionale nel sistema CNA. Barbara Bulgarelli è invece direttrice della Fondazione Demo Center dal 2019, ha una formazione di tipo tecnico-umanistica, quindi questo mix anche sarà molto interessante da discutere durante la nostra conversazione insieme, e poi da diversi anni si occupa, è impegnata in progetti di sviluppo per le imprese del territorio. Quindi il nostro focus, lo dicevo in apertura, di questo round sarà molto spostato su quello che sta succedendo nel nostro ecosistema di riferimento, quindi nella nostra regione. E come i round precedenti, io aprirei la conversazione chiedendo alle nostre ospiti, Barbara e Marcella, la loro interpretazione, la loro personale definizione di innovazione della conoscenza. Parto da te, Marcella, la tua personale definizione di innovazione della conoscenza. Allora, grazie Valentina, è un piacere essere qua con voi e devo dire che è anche una bellissima occasione, oltre che di entrare in un contesto non, diciamo, non abituale per me, per rivedere Barbara e per avere una conversazione mediata da te con lei, perché è da un po' che non ci incontriamo e noi eravamo molto vicine fino a un po' di tempo fa. E quindi sì, allora, la mia personale definizione innovazione della conoscenza è molto vicina al tema del cambiamento digitale. Io credo che lavorando con le imprese in questo periodo in particolare e vedendo la velocità con cui sta evolvendo il contesto, non si possa parlare di conoscenza senza parlare di cambiamento appunto del mondo digitale che influisce in modo sostanziale sul nostro apprendimento. Credo che il nostro cervello sia diciamo, meno abituato a concepire con rapidità il cambiamento di quanto non ci venga richiesto dall'evoluzione digitale attuale. Quindi credo che per garantire una conoscenza diffusa dobbiamo dotarci di vari strumenti, di più leve. Una è certamente quella della formazione, che è fondamentale, ma poi credo che si debba affiancare anche tutta una serie di strumenti diversi che riescano ad accompagnare le persone, gli individui e le organizzazioni nella gestione del cambiamento e nell'adattamento positivo a questo cambiamento. Credo che questo sia di sostanziale importanza. Da lì anche l'evoluzione dei modelli poi per trasferire la conoscenza. Marcella, grazie mille per la tua personale definizione di innovazione della conoscenza. Vorrei sentire anche quella di Barbara, considerando anche la sua formazione un po' tecnica, un po' umanistica. Quindi, alla luce di questo, Barbara, qual è la tua definizione di innovazione della conoscenza? Grazie a te Valentina, anch'io saluto Marcella con la quale abbiamo lavorato un po' insieme negli anni precedenti ed è un'occasione per affrontare temi assolutamente importanti oggi in un mondo che cambia a una velocità che, come diceva Marcella, a cui noi non siamo assolutamente abituati. Molto velocemente, io ho una formazione tecnica di base, nel senso che sono una ragioniera, ecco, di formazione, orgogliosa anche di esserlo, no? Abbiamo un'immagine
fantozziana del ragioniere, ma in realtà, insomma, diciamo che è stata una formazione per me comunque importante, o a cui ho affiancato invece una formazione più umanistica. E poi sono approdata in ambienti anche molto, molto diversi. Devo dire che questa duplice esperienza mi permette sempre un po' di avere uno sguardo che va anche un po' oltre, ecco, e questo lo trovo, credo, un aspetto assolutamente per me importante, di lettura dei contesti e di lettura dei sistemi, perché poi è questo quello di cui credo noi ci dobbiamo occupare oggi per i ruoli che rivestiamo. L'innovazione della conoscenza certamente oggi è un aspetto determinante per quanto riguarda l'influenza che ha giustamente il digitale e la digital transformation all'interno del nostro sistema, dei nostri sistemi industriali, dei nostri sistemi produttivi. E devo dire anche che purtroppo l'esperienza pandemica, da un certo punto di vista, ha rappresentato un acceleratore, nel senso che ci ha costretti, o torto collo, ad affrontare i sistemi, la produzione, le relazioni, lo sviluppo delle imprese e dei nostri sistemi, utilizzando in una maniera anche da impreparati per certi versi. Affrontare appunto questo tipo di cambiamento, cambiamento che rimarrà. Non ritorneremo ex ante al termine di questa situazione, ma anzi, questa rappresenta davvero un trampolino di lancio utile per affrontare un mondo e un sistema in profondo cambiamento. Credo anche che a proposito di modelli che andranno certamente rivisti, riorganizzati nei sistemi produttivi e organizzativi a seguito appunto della trasformazione digitale, credo anche nelle contaminazioni di ambienti, nel senso che oggi il sistema diciamo così, di produzione e di generazione del valore non è fatto all'interno di un sistema punto a punto, no? Produzione-mercato, ma è sempre di più, si sviluppa sempre di più attraverso anche altri contesti e altri ambienti, più aperti, più collaborativi, attraverso delle vere e proprie filiere che portano l'innovazione e nuove conoscenze. Quindi diciamo che questo momento è un momento di passaggio quasi epocale per certi versi, senza, non voglio usare toni enfatici, però insomma in un qualche modo è una trasformazione e come tutte le trasformazioni ha veramente bisogno di essere accompagnata. Attraverso strumenti, attraverso iniziative, attraverso la formazione e attraverso anche le contaminazioni che possono avvenire da soggetti e sistemi diversi. Quello che noto è che non siamo mentalmente preparati, no? A rapportarci e ad allargare gli orizzonti dell'innovazione e dello sviluppo anche delle competenze, dei sistemi e dei modelli. Lo sforzo che noi dobbiamo fare anche per nostra mission, io come centro, noi come centri per l'innovazione, è proprio quello. È una sfida, è una difficoltà perché chiaramente i cambiamenti sono sempre dei passaggi un po' stretti, ma credo altrettanto che rappresentino davvero delle grandi opportunità. Grazie Barbara, hai aperto molte finestre che approfondiremo durante questa ora di conversazione insieme. Tu dicevi accompagnare l'innovazione, il cambiamento attraverso la rigenerazione e la ibridazione delle competenze. Quindi a questo proposito volevo chiedere a Marcella, come responsabile di C&A Innovazione, come anche ex direttrice di Ecipar, quali sono, secondo te, oggi
le esigenze in termini di fabbisogno formativo che le aziende del territorio hanno o stanno mostrando in questa situazione di nuova normalità. In generale, quali sono secondo te le competenze più richieste per l'innovazione dal tuo osservatorio e quali sono le più difficili da trovare in questo momento sul mercato? Sì, allora credo che le imprese abbiano consapevolezza di dover rimanere al passo su conoscenze, competenze di alto livello che non sempre sono decodificabili per le piccole e medie imprese. Penso alle Key Enabling Technologies del piano Industria 4.0 che spesso intimidiscono e che invece dovrebbero essere molto semplicemente tradotte e decodificate per loro. Quindi questo fa parte proprio del compito di chi come noi le deve accompagnare nella comprensione e nell'apprendimento. E poi esiste una serie di competenze necessarie, lo sono sempre state, che adesso lo diventano sempre di più. Quindi la necessità di competenze tecniche specializzate, quindi il saper fare con un livello di qualificazione molto alto e che deve venire proprio dalle scuole. E noi lavoriamo con le scuole, con gli istituti tecnici, lavoriamo ovviamente anche con l'università, le lauree professionalizzanti, ma credo che il nodo stia molto per proprio generare un'occupazione corretta per le nostre piccole imprese, piccole e medie imprese che rappresentano la parte preponderante del nostro tessuto produttivo, sia quello di partire correttamente nelle fasi proprio delle scuole superiori. Diversamente si rischia di non formare i profili giusti. E poi c'è una serie di competenze, diciamo così, nuove, che hanno molto a che fare anche con la contaminazione che citava Barbara, su cui sono molto d'accordo, su cui le aziende hanno percezione di avere dei gap e che devono essere, diciamo, approfondite, devono trovare, stanno già trovando dei luoghi di focus, di approfondimento. E me ne sono segnata alcune perché parlando con le imprese e con gli esperti con cui trattiamo questi argomenti, stanno emergendo in questo periodo. Sono temi nuovi, anche proprio, sì, stimolati dall'emergenza. Quindi la gestione, per esempio, dei team a distanza, come io riesco a delegare, io imprenditore, le responsabilità, come riesco a monitorare il modo di lavorare dei miei dipendenti, come sono capace poi di riempire anche i vuoti nei carichi di lavoro che si generano, perché oppure anche i picchi di produttività, come riesco ad organizzarli, i feedback da collaboratori ma anche da clienti e fornitori, come li raccolgo, li gestisco e come rivedo la negoziazione dei rapporti commerciali. Quindi c'è tanto nelle operazioni di vendita e di relazione commerciale nel business delle nostre imprese, come la ripenso con questi nuovi mezzi, come cambia la comunicazione, come riesco a trovare supporto nella presa di decisioni quando parlo appunto di esercitare la mia leadership. E quindi insomma ci sono anche tanti temi nuovi che stanno emergendo e che stanno trovando davvero un interesse fortissimo da parte delle imprese. Insieme ai temi, e mi aggancio al tema anche alla domanda che ci hai fatto prima, ritorno anche ai modelli per trasferire la conoscenza. E ne cito uno perché mi fa tanto piacere citarlo, proprio perché siamo qua oggi. Noi, attraverso le nostre diramazioni territoriali, ce n'è un'enorme azienda, diciamo, che serve le imprese. Per esempio, giovedì organizzeremo un momento di Open Innovation e di laboratorio con gli studenti proprio del Dipartimento di Design del Prodotto Industriale di Unipo. E lì che cosa succede? Che vengono suddivisi in tre gruppi gli imprenditori, ovviamente preselezionati, che hanno già mandato le loro aree di interesse, e insieme poi agli studenti si porta avanti e si sviluppa nel periodo anche successivo, non solo giovedì, un percorso di composizione di una proposta personalizzata per loro da parte degli studenti. E dentro a quei gruppi di lavoro si discutono tematiche che proprio rispondono alla domanda che ci stai facendo. Quindi si parla di strumenti di comunicazione e vendita, nuovi strumenti, di nuovi trend di prodotto e di processo, quindi di ridisegno
sia del prodotto che del processo di produzione, e nuovi modelli di business e possibilità di innovare i modelli tradizionali. Quindi credo che sia un esempio bellissimo di come anche una piccola impresa possa trovare nella contaminazione, in questo caso con l'università e gli studenti, idee nuove su cui investire e su cui poi creare occupazione. Parlavi della ibridazione, che è di fatto un concetto che sta alla base dell'innovazione della conoscenza, e proprio di ibridazione, e torno su Barbara, parlando di Demo Center, sicuramente Demo Center può essere considerata una realtà che fa dell'ibridazione un suo punto di forza, perché di fatto sostiene le imprese nella realizzazione di attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e tutto ciò che è connesso a questo, per favorire lo sviluppo economico all'interno delle imprese del territorio. E mi raccontavi che uno dei vostri progetti più ambiziosi in questo periodo è la realizzazione di un hub fisico in cui raccogliere quella che tu chiami la filiera delle competenze per l'innovazione. Ecco, mi ha incuriosito molto questo progetto di raccogliere in uno spazio fisico, nel momento in cui la fisicità è stata messa in discussione, questa filiera per le competenze per l'innovazione. Quindi come è nata l'idea, come la state sviluppando, e se puoi darci qualche dettaglio in più sul progetto, che so essere in evoluzione in questo periodo. Sì, in effetti è un progetto abbastanza sfidante, diciamo, perché chiaramente ha una sua complessità e come tutte le complessità, insomma, diciamo che debbono essere affrontate in una maniera un po' diversa. Ma voi sapete che Demo Center ha sostanzialmente due luoghi di intervento. Uno è Modena, noi siamo dentro al campus di ingegneria, e poi abbiamo l'esperienza che chiamiamo del Tecnopolo di Mirandola, Mario Veronesi, verticale sul settore del biomedicale. Il Tecnopolo di Mirandola è nato dopo un evento drammatico, è nato dopo il terremoto del 2012, quindi ha una vita, realizzato poi e inaugurato nel 2015, quindi ha 5 anni di vita sostanzialmente. Ed è un tecnopolo nel quale ci sono dei laboratori di ricerca, a capo dei quali ci sono 3 docenti universitari, una serie di ricercatori e di competenze, molte delle quali derivano dall'università. Ma diciamo che il Tecnopolo in quanto tale aveva bisogno di altri spazi proprio per essere pienamente funzionale allo sviluppo di un territorio. Già nel 2017-18 è stato presentato un progetto in regione, quindi tra il 18 e il 19, di rifunzionalizzazione di una scuola nata a seguito del terremoto, per essere poi destinata a spazi, e quindi creare spazi destinati a startup, co-working, formazione e laboratori condivisi con le imprese. All'interno di questa struttura sono 2000 metri quadrati, quindi chiaramente uno spazio di tutto rispetto. Saranno ubicati, troverà spazio l'ITS del biomedicale, spazi, come dicevo, di co-working, quindi per ragazzi giovani che hanno voglia di stare all'interno di un sistema che offre queste opportunità, naturalmente start-up prevalentemente verticali sul settore del biomedicale, e poi naturalmente laboratori di impresa. Adesso non voglio eccedere, come dire, nei parallelismi, però insomma sappiamo molto bene che uno dei successi, uno dei motivi per cui la Silicon Valley ha avuto successo è proprio perché accanto alle start-up c'erano le aziende che collaboravano, cercavano di sviluppare delle relazioni positive
col mondo dei giovani start-upper. Se vogliamo parlare di modelli, quello lo consideriamo un modello di riferimento, cioè avere imprese che vogliono sviluppare i loro laboratori all'interno di un ecosistema che prevede anche la presenza di start-up, chiaramente riteniamo che possa, con anche un tecnopolo e quindi laboratori di ricerca di fianco, perché diventa quella che si andrà a realizzare una vera e propria cittadella del settore biomedicale, una sorta di chilometro bianco, lo chiamo io, mutando, no, i vari colori in giro per le varie esperienze nazionali. Quindi diciamo che questa opportunità, questo sistema di relazione rappresenta davvero quello che noi abbiamo ritenuto essere il Biomedical Village, un insieme di competenze, di realtà e di esperienze che possono creare quelle competenze, quelle contaminazioni di cui parlavamo. Certamente parlare di open innovation per le piccole imprese è un affrontare un tema assolutamente nuovo, perché le imprese possano cogliere fino in fondo e possa essere agita in modo positivo questa esperienza, è chiaro che hanno bisogno di essere in un qualche modo accompagnato, cioè dare loro la possibilità di toccare con mano delle opportunità per lo sviluppo di idee che oggi hanno una loro connotazione ma che domani ne possono assumere un'altra. Oggi sempre più il tema del cambiamento è un tema oggi imprescindibile e necessariamente credo che tutti si debbano mettere nelle condizioni di affrontare e di cogliere delle opportunità. Diciamo che noi, per il ruolo che svolgiamo, rappresentiamo dei facilitatori per certi versi, oltre che accompagnatori, però proviamo a tradurre un'opportunità in occasioni e momenti di confronto vero per permettere l'incrocio, la contaminazione di esperienze che possono essere virtuose e produrre dei risultati e trasformarsi in nuove idee imprenditoriali. Dalla seconda metà dell'anno avremo a disposizione questi spazi, stiamo già lavorando con start-up, con aziende che vogliono portare dentro a questa struttura i loro laboratori. L'ITS troverà la sua naturale collocazione e quindi sappiamo anche l'importanza della formazione tecnica. Già anche questo nuovo governo, no, ha riaffermato il valore delle competenze tecniche. Quindi, insomma, diciamo che questa esperienza può rappresentare un'esperienza che io credo anche utile per il sistema. Abbiamo la presunzione di volerla far diventare una best practice. Grazie mille Barbara, perché hai sottolineato chiaramente l'importanza delle competenze tecniche, ma hai parlato anche di utilità e di trasversalità e di mettere insieme e di mettere a sistema, che comprende una serie di skill trasversali, dell'imparare ad imparare, che è una espressione che è venuta fuori nei precedenti round di conversazione. E su questo volevo chiedere a Marcella, visto che aveva già introdotto il discorso nella sua precedente risposta, ma mi piacerebbe approfondirlo, e mi ricollego a una ricerca internazionale che è stata fatta da Boston Consulting Group, che è uscita un paio di mesi fa, se non erro, che sostanzialmente raccoglieva i dati relativi a interviste di amministratori delegati di importanti multinazionali di tutto il mondo, in cui si chiedeva loro quali fossero le skill più strategiche e nello stesso tempo più difficili da trovare sul mercato. E sorprendentemente, ma forse neanche troppo, il risultato più rilevante che ci hanno restituito questi CEO è che come se ci fosse una sorta di emergenza soft skill, cioè le più difficili da trovare e le più importanti per superare le sfide del cambiamento e dell'innovazione sono proprio le soft skill. Allora volevo chiederti, Marcella,
se dal tuo osservatorio le aziende del territorio se ne stiano effettivamente rendendo conto e se sì, come stiano rispondendo a questa emergenza soft skill, se così possiamo chiamarla. Sì, è un tema che io trovo molto interessante. Mi ci sono appassionata nel 2019, pre-pandemia, quando ancora il mio incarico era su ECIPAR e quindi sul mondo della formazione. E io trovo che le soft skill siano dei cardini per la formazione della professionalità di un individuo, no? E quindi che non possano essere sottovalutate neanche dalla più piccola impresa, perché c'è il tema della fiducia, dell'investimento sulle persone e anche sul ritorno da questo investimento, no? Che dipende moltissimo non solo dalle competenze tecniche, ma anche da quelle soft. Io quindi nel 2019 ricordo che avevo sondato il mercato degli open badge per la certificazione delle conoscenze, delle competenze, e perché mi interessava questo trend internazionale che andava da quella parte. Io ho trovato un sistema poco pronto a recepirlo, quindi noi, come sapete, cioè, gli enti di formazione sfornano una quantità impressionante di corsi di formazione, in quel momento in via anche molto tradizionale. E c'era un interesse molto tiepido all'utilizzo di sistemi di certificazione, di riconoscimento, perché trovo che in questo caso il grande valore sia nel riconoscimento a due facce. Cioè, io come azienda posso avere la garanzia che il mio dipendente è davvero capace nella duttilità, riprendo un termine che ha usato Barbara e che credo che sia un enorme valore se una persona riesce a giocare sul lavoro oppure l'empatia, se poi trovo un riscontro, per esempio, da parte di un'altra azienda che ha lavorato o lavora con quella persona, quindi anche una certificazione data da un incrocio di opinioni e di valutazioni. Ecco, io in quel momento ho trovato una reazione tiepida, ma non stupisce, cioè il contesto italiano, secondo me, era ancora abbastanza indietro e parlo di poco tempo fa, erano 2 anni fa. Nell'ultimo periodo, secondo me, le cose stanno cambiando anche su questo, la velocità con cui si può apprendere è cambiata, secondo me, per la prima volta ci troviamo davanti al problema di selezionare e non di cercare la formazione. Credo che i ragazzi siano, cioè i giovani siano ben più pronti del sistema a riconoscere il valore delle competenze soft e che si debba invece modernizzare e adeguare il sistema, facendolo anche attraverso questi strumenti che credo che siano preziosi e ormai imprescindibili anche per il nostro contesto. Semplicemente dobbiamo abituarci ad utilizzarli. Torno su Barbara per approfondire il tema della trasversalità, che in qualche modo è un abilitatore, un facilitatore di tutte le operazioni e processi di Open Innovation ai quali tu hai fatto riferimento nella precedente risposta. Ecco, mi piacerebbe dal tuo osservatorio avere un punto di vista sulla Open Innovation, cioè quanto è open, quanto è aperta, secondo il tuo osservatorio e secondo poi l'interpretazione che ne danno le aziende del territorio, questa innovazione e cosa manca secondo te affinché noi acquisiamo quei processi, quel tipo di mindset, di mentalità che ci abilita poi a effettivamente giovare di tutte le potenzialità che la Open Innovation ci offre oggi. Guarda, prima di affrontare il tema dell'open innovation, ma non è certamente staccato dalla domanda, faccio questa considerazione sul tema delle soft skills, nel senso che parlando un po' con alcuni imprenditori, con operatori del settore del coaching, adesso detta in modo molto ampio, oggi peraltro un ambito che viene molto spinto e molto utilizzato dai social, eccetera. Un imprenditore che lavora con altre imprese sottolineava questo, l'importanza della capacità di stare e di gestire le relazioni in tutte le sue varie sfaccettature, forme. Adesso Marcella,
prima parlava di negoziazione, di fiducia, di leadership, eccetera. Quindi diciamo che al di là di una competenza tecnica che è, tra virgolette, quindi la virgoletto necessariamente, è una competenza acquisibile in modo forse anche più rapido, ma la capacità di stare dentro al sistema delle relazioni, che è un sistema anche questo in cambiamento, per le ragioni che dicevamo prima, non fosse altro perché oggi abbiamo degli strumenti che intermediano la relazione diretta, no? Cioè, nel senso, noi siamo in collegamento, ma attraverso uno schermo. E quindi la nostra relazione è una relazione un po' diversa rispetto a un approccio diretto se fossimo insieme in una stanza. Posto che Microsoft, ho letto, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che riesce a leggere la prossemica delle persone che stanno, che guardano e si relazionano attraverso uno schermo, però al di là di questa, diciamo così, sviluppo, no, della tecnologia, diciamo che il riuscire a stare dentro questi meccanismi è assolutamente importante. Il tema dell'open innovation è un tema assolutamente, come dire, importante, e anche in questo caso, lo dicevo forse prima, va accompagnato, perché la capacità di tradurre un incontro in un'opportunità e quindi cogliere fino in fondo quello che mondi diversi possono portare reciprocamente dentro ai vari sistemi, anche quello rappresenta una, come dire, un'apertura, una lettura delle opportunità assolutamente diversa. Oggi parliamo tantissimo di Open Innovation, ci sono moltissimi eventi che vanno in quella direzione. Probabilmente tutto il nostro sistema imprenditoriale non è parimenti preparato a cogliere queste opportunità. E se vogliamo che le filiere dei sistemi produttivi possano svilupparsi meglio, di più, e quindi anche il sistema delle PMI possa cogliere fino in fondo le opportunità che possono derivare da eventi, iniziative, incontri, è chiaro che vanno accompagnate attraverso dei sistemi, no, di accompagnamento, scusate la ripetizione, per permettere alle imprese di uscire da una logica di puro business to business, di B2B. Io credo che lo sforzo che dobbiamo fare anche noi, parlo come Demo Center, parlo come sistema dell'innovazione, sia proprio quello di trovare dei meccanismi, delle opportunità attraverso le competenze che i soggetti esterni possono avere, che hanno, per poter sviluppare questi processi di avvicinamento. Abbiamo l'ultima domanda che vorrei fare entrambe. Voi di fatto vi occupate di innovazione, e in questa conversazione insieme, in questo pomeriggio, più volte è stato detto che il miglior modo per predire il futuro è cercare di disegnarlo, e chi come voi si occupa di innovazione è continuamente esposto a questo esercizio. Quale prevedete che sia oggi la vostra principale sfida per il futuro, per disegnare delle esperienze di apprendimento che siano sempre attuali e sempre anticipanti le sfide che le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, dovranno fronteggiare nella nuova normalità? Comincio da te, Marcella.
Sì, Valentina, io credo che la più grande sfida sia quella di mantenere le piccole e medie imprese al centro, diciamo, del cosiddetto ecosistema dell'innovazione. È banale, sembra semplice da dire, da fare è più complicato. Tra l'altro si tratta di attività che strutture come quella in cui opero io, diciamo, non riconoscono come prioritarie perché non sono quelle redditizie per chi eroga servizi, no? Perché mettere in contatto un centro di ricerca, un laboratorio, un dipartimento universitario con un'impresa non porta fatturato a chi lo sta facendo. Però credo che sia l'unico modo per lavorare perché le nostre imprese mantengano la loro competitività, no? Non ce ne sono altri. In una struttura come la mia, credo che un obiettivo tanto raccontato ma poco esercitato negli ultimi anni in Italia sia quello di impresa 4.0, industria 4.0, e che con questo nuovo governo ha preso una dignità che immagino prenderà, assumerà un'importanza davvero significativa. Abbiamo finalmente anche un ministro dedicato alla transizione digitale. E quindi ecco, io credo che lì noi dovremmo esercitare il nostro ruolo. Per noi in questo momento parlo proprio di CNA e delle altre associazioni che come me hanno la possibilità di giocare questo ruolo di accompagnamento nella digitalizzazione, che è un accompagnamento secondo me a 360 gradi, non è solo verso le tecnologie abilitanti, deve contenere molto di più e deve riuscire davvero a mantenere l'impresa, è più piccola e più è prezioso questo ruolo, al centro di queste relazioni ad altissimo valore. Barbara, dal tuo punto di vista. Ma io condivido come dire, l'idea di Marcella del considerare il nostro sistema produttivo come un sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese. Per tanti anni le politiche industriali di questo paese si sono occupate, hanno avuto come target di riferimento il sistema delle grandi imprese, a discapito invece di un sistema che ha generato valore sociale, valore economico e valore sociale. È un sistema difficoltoso da mantenere, col quale relazionarsi per la sua sfaccettatura. Per la sua dimensione, per la quantità di differenti esperienze, ma è altrettanto vero che il benessere diffuso, generato, l'Emilia-Romagna ne è un esempio, è stato determinato negli anni e lo è ancora oggi grazie al sistema delle piccole e medie imprese in una relazione col mondo delle grandi. Io credo che noi, come Demo Center, come Centro per l'Innovazione, dobbiamo avere come riferimento tutto il sistema. Questo è quello che noi dobbiamo fare, pensare proprio alla fase di transizione da sistemi produttivi che avevano determinate caratteristiche per produzioni di beni che oggi stanno subendo in modo velocissimo trasformazioni come dire, che ieri non ritenevamo avessero una velocità e un'accelerazione di questo tipo. Grazie Barbara, è molto interessante questa vostra riflessione conclusiva perché certamente Marcella metteva diciamo in primo piano il fatto di mantenere le aziende, le piccole e medie imprese al centro della progettazione e tu hai unito a questa prospettiva anche una prospettiva più sistemica, quindi mantenere la centralità delle imprese pensando però all'impatto sul sistema che la progettazione degli interventi di innovazione può avere, quindi prospettiva azienda-centrica e prospettiva sistemica per generare effettivamente progetti e prospettive di innovazione e questa doppia prospettiva è imprescindibile considerarla anche negli interventi di innovazione della conoscenza e di apprendimento. Quindi vi ringrazio tantissimo Barbara e Marcella per l'esperienza che ci avete portato, lo dicevamo anche prima, ma non smettiamo di ripeterlo, il viaggio in cui ci siamo imbarcati, cioè quello dell'innovazione delle
forme di conoscenza e di apprendimento, qualcosa che non possiamo fare da soli, quindi siete assolutamente nostre compagne di viaggio, come tutti coloro che hanno avuto la pazienza di restare ad ascoltarci questo pomeriggio. Grazie davvero, vi ricordo la prossima tappa che sarà il nostro evento internazionale Future Design for Knowledge Innovation il prossimo 31 marzo, sarà un evento in digitale, vi daremo tutti i dettagli sicuramente via social, quindi restiamo connessi e lasciamo che la conversazione rimanga aperta. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Speriamo di rivederci presto e di proseguire assieme nel nostro viaggio di innovazione della conoscenza. Grazie.